Finalmente ci siamo, il Hamaker Lab è pronto. È un valore aggiunto non solo per noi come comunità di Tuoro, ma per tutta l'Umbria, ma ancor più per tutto il Trasimeno. Allora, vi faccio fare un breve tour del nostro nuovo locale. Allora, qui la prima area che si incontra entrando è quest'area formazione. Abbiamo circa 45 posti a sedere, un monitor da 82 pollici che ci consente di fare in totale tranquillità conferenze, presentazioni di libri, corsi di formazione. Questo spazio sarà utilizzato dalla nostra struttura, ma sarà reso disponibile anche a chi ne farà richiesta, presentandoci proposte adeguate e in linea con la filosofia del locale. Abbiamo un impianto di filo diffusione con anche delle cuffie, per cui sarà possibile utilizzare anche una traduzione simultanea se del caso, o lavorare con due gruppi separati in aree diverse del laboratorio che adesso vedremo. E ritornando lì verso l'ingresso, abbiamo due postazioni di co-working, quindi abbiamo quattro posti a sedere che possono essere utilizzati da chi avesse bisogno di uno spazio per lavorare. Tutta la struttura è cablata, abbiamo una connessione altissima di buonissima qualità, quindi si può lavorare bene. Quest'area l'abbiamo denominata regia, qui sarà un po' il cuore, appunto la regia del locale, da dove si possono gestire tutte le aree di lavoro. Con il nostro mega quadro elettrico e armadio rack. Poi qui un'altra chicca, la postazione video podcast. Di questa postazione ne andiamo molto orgogliosi, l'abbiamo realizzata tutta internamente con la collaborazione di professionisti eccezionali. E questo tavolo esagonale, che richiama un po' il nostro logo, sarà utilizzato da noi per produrre podcast e video, ma anche soggetti esterni che ne possono fare richiesta. Qui diciamo si può entrare con un'idea e uscire con un file audio o video pronto di fatto. Lo spazio del locale può essere utilizzato anche come set video per riprese appunto di video aziendali. Abbiamo un telo che con sfondo nero e sfondo bianco appunto per la registrazione di video. Poi spostandoci in quest'area iniziamo diciamo a passare dal lavoro più di testa diciamo così a quello più manuale. Su questo lato abbiamo due stampanti 3D, una stampante in PLA quindi che può utilizzare filamenti di varia natura anche in plastica riciclata. Il primo prototipo che abbiamo fatto ovviamente è una ranocchietta, inevitabile. Qui a destra abbiamo una stampante a resina che produce oggetti di qualità e di finitura molto, molto superiore. Quindi abbiamo due esempi, un'altra ranocchietta, un piccolo pipistrello con dettagli veramente... Inoltre quest'area è dotata anche di uno scanner 3D che consentirà di acquisire delle immagini appunto tridimensionali per poi andare a riprodurre lo stesso oggetto scansionato appunto con la stampante. Questo è uno scanner che può scansionare oggetti anche di grandi dimensioni, potenzialmente anche una persona intera può essere scansionata e riprodotta in scala. Una curiosità, questo tavolo ha questi pallini che sono dei marker, diciamo ha dei riferimenti intorno all'oggetto. Questa è la stazione di lavaggio degli oggetti che produciamo con la stampante a resina. Questa è una sorta di forno per l'asciugatura. Una postazione desk con un po' di oggetti di lavoro. Questo è un altro oggetto di cui andiamo molto orgogliosi, è un laser per taglio e incisione di vari materiali con una superficie discreta, diciamo si possono fare belle cose anche qui, con una camera interna per monitorare lo stato di avanzamento del lavoro. Dietro c'è un lavoro di operai, di esperti del settore a cui vorrei fare un applauso, che davvero se lo meritano. Grandi cose ci aspettano. Uno, due, tre. Poi spostandoci di qua abbiamo l'area denominata Biolab con due microscopi, uno stereomicroscopio e un microscopio ottico, collegati con una telecamera al monitor, quindi qui sarà possibile effettuare attività di ricerca e monitoraggio legate appunto ad esempio all'analisi delle acque, come facciamo abitualmente,
ma anche fare didattica proprio con i ragazzi e non solo. Qui ora in questo tavolo vedete delle patate, delle carote, una mela collegata a dei cavi. Questo diciamo è uno strumentino che fa vedere come funziona un circuito elettrico attraverso la conduzione dell'energia all'interno di frutti o verdure, come in questo caso. Qui abbiamo un plotter per il taglio della carta, della stoffa, del sughero, che ci consente appunto di riprodurre forme e non stamparle semplicemente, ma proprio ritagliarle su questi supporti. Poi l'ultima area, la più strong, l'ultima area è l'area che abbiamo denominato workshop, una falegnameria con tutti gli attrezzi necessari. Qui abbiamo una sega a nastro, questa è la nostra CNC, quindi una fresa a controllo numerico. Un altro bancone di lavoro, in questo caso molto importante, anche questo realizzato internamente dai nostri operatori. E diciamo questa è l'ultima area di lavoro e un po' in questo viaggio che abbiamo fatto insieme siamo passati appunto dalle parole agli oggetti, perché un po' questa è la filosofia di La Maker Lab: entrare con un'idea e uscire con un progetto, oppure entrare con un progetto e uscire con un oggetto. In bocca al lupo! Viva il lupo!